tornato un attimo a casa, quindi mi sono preso anche una mela che è caduta dall'albero e ora mi metto anche questo qui in modo anche se così dopo possiamo prendere l'altro per rifarci l'acqua infinita e allargare la mappa. Che cazzo, già stiamo finendo la cobblestone. Dopo dovrei andare a rispaccare. Tipo la mappa ci basterà anche se qui è la scala. 1, 2, 3, 4. E vabbè, qui ci sarà sempre l'acqua infinita. No, vabbè, l'acqua infinita allora la spostiamo più dietro. Ora ho spaccato qui perché dobbiamo allargarci praticamente tutto. Scusate un attimo. Mi rifaccio il pillar, credo che si chiama. Salgo un attimo e vedo dove ci dovremmo fare i quattro blocchi della. Mannaggia Eva, ma perché non so salire una scala? Perché io tengo premuto il tasto del salto, ecco. Ok, vediamo dove. Prima cosa dovremmo farci la caduta a mostri. Uno. Ok. Scusate che io andare a rompere altre cobblestone. Tempo non ne ho. Ragazzi, 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 ho fatto un grande errore. Ora mi scendo un attimo. Una scala devi prendere. Vabbè, questo è pochissimo. Mi porto soltanto poca cobblestone, giusto per salire, ragazzi. Voglio fare una prova di quando. Ok, giusto quella cobblestone per salire. Voglio fare. Oh, ma se lascio il piccone, come cazzo faccio? Scusa. Signori intelligentone giusti. Giusto per salire, voglio vedere se i mostri. Tipo, cioè, i mostri hanno la nostra stessa morte. Qui ci sono altri blocchetti. Allora, ci sarebbero da fare due di questi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per 14 stick. Vediamo, io ora li metto, vedo quando me ne faccio. Vediamo questo di ISO 2. 12, vabbè, 16. Scusa. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, ma le scale si fanno a 3, vabbè. Vabbè, ci facciamo giusto un'altra spadicciola. Ce ne facciamo proprio due di spade. Così, a random. Ho capito, raga, perché mi dà gli obiettivi. Inizia la lotta quando mi faccio le spade, cioè. Ah, ma io ho le scale. Ciao. Se la mappa è a tipo la versione 1.7.4, tu giochi a 1.7.4 perché capisci se cambi, capite se cambio cadi giù, cadi giù, cadi giù. Mamma raga, che attacco, proprio attacco. Se cambi sempre versione, praticamente ha detto Rash che succede che se cambi versione, ogni volta ti darà queste cose qua. E quindi ora, cioè io cambio sempre versione di Minecraft, tipo dove andare. Ok. Si muore cadendo da là sopra, abbiamo fatto il nostro esperimento. Io ve lo dico, raga, perché dovevo andare a fare allenamento. Quindi questa mappa, ora la sto giocando alla 1.8.4, quando l'ho cominciata era 1.8 e basta. Che ogni tanto mi piace cambiare mappa. Ok, quelli là cadranno qui. Solo che la caduta mossi dovrebbe essere avanti a noi. E vabbè, ci allargheremo anche un po' qui e i mostri cadranno anche lì davanti. Cioè, facciamo una doppia caduta mostri. Però se arrivano prima qui, come fanno a cadere là davanti? Ci potremmo fare anche tipo la neve, fare i pupazzi di neve, uccidere. No, 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 mi lasciare. 64 stack di cobblestone, dove cazzo sono finiti? La leole. Tipo quello del mostro ora viene da me.
Aspetta, aspetta. Vabbè, i ragni sono bastardi proprio. Vieni, 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 vieni che ti faccio cadere. Vieni più al lato. Io ti picchio con shift, coglione. No, no, tu mi dispiace. Vabbè, se vieni nell'acqua non muori. Oh, caduta. Sali. Come si va a salire? Ok, sono morto. Questa è stata una morte brutta. Perché mi fai morire due fottutissime volte? I ragni sono bastardi perché salgono e la notte ti fanno il culo. Amore mio, ti amo, ti vengo a bucare l'ano. Ragazzi, poi me ne sono accorto. È nata una piovra! È nata una piovra! Questo significa che se facciamo un buco grandissimo, nascono le piovre. Io da lì sopra me lo potrei fare il buco piovre. Si potrebbe fare il buco piovre. Il buco dove... Eccolo lì! Sì, raga, questo mi serviva. Questo mi serviva, il secchio. Dopo, le altre cose non me ne importa. Della cobblestone minimamente. Che sì, uno ha il cobblestone generator che non finisce mai. Mi fate capire che cazzo mi serve la cobblestone. No, non me l'ha data. Ah, sì, qui ci sono le cose dei miei cari amici. Vieni, vieni. Vieni qui che ti uccido. Dammi la tua ragnatela. Ok, i ragni mi interessano molto. Se ne uccido 16, mi fa molto bene. Allora, raga, un attimo shiftiamo. Vediamo se la caduta mostri va bene. Ok, questo qui è in delimitanza con quello. Vabbè, qui chiudiamo, facciamo una bella caduta mostri. Sì, non sta uscendo una cosa stupenda, però... Qui sono delle piccole finestrelle, ecco questo volevo lasciare. Che dov'è la scala? Lasciamo anche lo spiraglio se vogliono passare a dare un'occhiata. Poi ora chiudo un attimo. Vabbè, qui chiudiamo, raga. Facciamo proprio alla fine dove cadranno. Dopo avrei messo l'acqua. Fatto croci, crocette, tutto. Ok, chiudiamo prima tutto. Tipo qui, dove non dà fastidio a nessuno. Così faremo una bellissima cosa. Ma scusa, l'acqua infinita si prende dal centro. E questa è acqua infinita, scusa. Mi fai capire che cazzo vuoi? Allora, se... ora qui metto l'acqua perché dopo così... Se mi butto. Qui c'è il secchio. Ah, bastarda. L'acqua deve rompere per forza la prima scala. No, vabbè, ora me la porto su, c'è. Fotte sega. 4 per 3, 12. Ora dove dobbiamo fare questa cosa qui? Dobbiamo ricoprire ancora, vabbè, tutto di gobbo. Ok ragazzi, ho fatto i 64... Mi sono fatto 64 stack da 64 blocchi di cobblestone. Qui prima avevo buttato l'acqua perché mi scocciavo un po' a scendere ed ora non so come si sale. Però quello lo lasciamo finché non abbiamo finito qui sopra. Ok, completiamo. E il piccone ovviamente non ce lo siamo fatti perché me lo sono dimenticato giù, cioè li ho finiti mentre costruivo, mentre facevo le cose.
Ok, raga, anche se con questi blocchi messi così, ci andiamo a costruire un attimo, ogni 4, avevamo detto, quindi 2, 3, 4, lasciamo 1, 2, 3, sì, lasciamo nel 3 perché dopo... Mi butto dalla mia caduta personale. Ah, qui anche se mi butto c'è l'acqua. È vero. E mi vado a prendere l'altro legno per farmi la crafting e legni e robe varie. Ok, 4x3, no, 4x4 fa 16, 4 per la crafting e gli altri tutti i legnetti. In bastoncini, in stick. Ok, prendo un attimo e per l'inventario ce li trasformiamo. Ora mi dovete far capire nei commenti come si sale qua, chi lo sa me lo dica. Tipo a me l'acqua mi trasporta, quindi io se voglio salire con l'acqua, come cazzo fa? Ah, attaccato a un muro forse si può salire. Ok, grande il piccone. Ah, ma anche il grande Zasti, perché la sua intelligenza ovviamente non finisce mai. E quindi... Acqua! Finalmente un piccolo salvataggio. Ok. Ora stanno per nascere i mob. Vabbè, lasciando stare i mob, l'acqua ci servirebbe per fare... Così. Ok, raga, questa cosa delle finestrelle non credo che sia una buona cosa. Ok, possiamo chiudere. Ragazzi, ho deciso di chiudere le finestrelle così perché non era una buona cosa da fare. Perché se io buttavo l'acqua, ovviamente dovrò buttare l'acqua qua e dalle finestrelle usciva l'acqua. Ok, ora salgo qui, mi devo fare tutta un'altra... Un altro contorno di qui sopra qui, in modo così da chiuderlo per non far nascere anche i mob sotto e sopra mettere le torce. Ah ragazzi, qui mi ero dimenticato di chiudere. Ragazzi, il mob spawner lo lascio in queste condizioni perché lo continueremo la prossima volta. Per oggi credo che l'episodio sia durato abbastanza. Il video finisce qui, mi raccomando lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, passate da tutti i link in descrizione. Bella!